Amici, ben trovati all'appuntamento con l'informazione in primo piano, uno degli eventi più attesi dell'estate in tutta la provincia di Salerno. Parliamo del Festival dell'Aspide in programma a Rocca d'Aspide dal 6 al 9 agosto. Ne parliamo con il Presidente del Consiglio, Avvocato Gabriele Iuliano. E allora c'è grande attesa e c'è grande preparazione in questa città, da tutta la città direi. Sì, in questi ultimi giorni c'è un fermento incredibile, c'è un lavorio veramente eccezionale che stanno mettendo in campo un po' tutti e la cosa bella è proprio riscontrare questa grandissima partecipazione di giovani, meno giovani, insomma, ciascuno per la sua parte dà il contributo e questo naturalmente non può che farci piacere. Stanno facendo veramente grandissime cose, una scenografia che credo sarà veramente entusiasmante, perché io ho avuto modo di vedere i lavori nel corso della loro evoluzione. Posso dire che sono certo che sarà veramente un momento molto bello. Tra l'altro l'amministrazione comunale, insieme naturalmente ai suoi partners, in primis l'azienda Nappi, ha investito davvero tanto in questa iniziativa e lo testimonia, solo per fare un esempio, il numero di concerti tutti di spessore. Beh, quest'anno abbiamo fatto un passo in avanti, un salto di qualità notevole, ritengo, perché i gruppi sono di rilievo nazionale ed internazionale. Sono gruppi veramente di grande e di forte attrattiva, di giovani, e credo che sarà veramente un punto di partenza, perché abbiamo dato un taglio veramente di festival all'evento che potrà avere un risalto ancora più forte, direi quasi in ambito nazionale a questo punto, data la qualità di questi gruppi. Chiaramente l'impegno economico è notevole, la società Nappi Sud in questo è lo sponsor primario ufficiale che ci consente, devo dire, di fare anche questi investimenti e naturalmente alla società Nappi Sud va il nostro ringraziamento come sempre. Peraltro quest'anno ci ha arricchito di questa perla preziosa della presentazione, cioè della inaugurazione con un artista di grandissimo livello. Io ho avuto modo di apprezzare Filomena Pisani, un suo inedito che ha presentato in questi giorni a Pestum, e ho avuto modo di vedere veramente un artista di grandissimo spessore. Quindi anche questa chicca in più sarà un ulteriore elemento di impreziosimento del festival. E allora, ad aprire il festival, la sera del 6, una grande artista, seppure giovanissima, con una carriera significativa alle spalle. Sto parlando di Filomena Pisani, che abbiamo il piacere di avere con noi quest'oggi al comune di Rocca d'Aspide. Allora, parliamo intanto proprio da quella serata. Che cosa farai? Bene, il 6 agosto aprirò questo evento e ne sono onoratissima, anche perché ci sarà la presenza di tantissimi artisti e quindi essere proprio io a rompere il ghiaccio sarà una bella responsabilità. Quindi sono lusingata, onorata e aprirò questo evento proprio con un mio inedito, una canzone che ho scritto io e che stiamo portando in giro già da un bel po' di tempo in questo tour estivo e quindi insomma tutto da vivere e soprattutto da condividere. Qual è il titolo di questa canzone che già è stata ampiamente lanciata, come tu dicevi? Questa strana storia, insomma, un titolo, tutto un programma, ecco, quindi questa strana storia per una serata, speriamo, importante. Una serata importante, una carriera importante la tua, lo dicevo all'inizio, nonostante tu sia giovanissima, ti sei già cimentata non soltanto nel canto, ma anche in altri spazi dello spettacolo. Sì, esatto, io in realtà nasco come attrice e poi man mano ho cercato di coltivare varie espressioni artistiche, quindi sono una persona molto curiosa, molto ambiziosa e quindi cerco di andare a colmare tutto quello che poi può essere, può portare in alto un artista, che sia il canto, che sia la scrittura, che sia anche l'organizzazione, perché io penso che un artista debba essere anche imprenditore e psicologo di se stessi. Non basta essere solo un performer, perché magari si rischia di essere limitati, quindi nel momento in cui ci si riesce a gestire anche da soli è sempre una marcia in più. Quali sono invece gli obiettivi per la tua carriera futura? Allora, di obiettivi ne sono sempre tanti, però cerco di vivere tutto quello che mi capita in maniera anche molto concreta. Ovviamente non nascondo che sono una sognatrice, però il mio, diciamo, proprio obiettivo futuro a lungo termine è quello di affermarmi come showgirl, quindi cercare di intrattenere lo spettacolo in qualsiasi forma artistica. Poi cerchiamo di portare avanti in alto, più che altro, i doni di Dio, quindi oltre al talento c'è tanta costanza e tanto studio.
Allora, Filomena, so che tu vuoi rivolgere un ultimo pensiero, insomma, a tutto lo staff, a tutti coloro che, insomma, stanno lavorando per la riuscita di questo festival importante, ma anche chiaramente per lo spazio importante che tu ricoprirai in quelle sere. Sì, assolutamente sì. Io volevo ringraziare il sindaco di Rocca d'Aspide che mi ha dato questa bellissima opportunità. Quindi io, ripeto, sono lusingata di poter calcare un palco e condividere con poi degli artisti che seguiranno. Quindi, ripeto, sarà veramente una bella responsabilità. E quando ci sono delle persone che permettono di darti spazio e che credono soprattutto nell'arte, è sempre un qualcosa che ti riempie dentro. Poi io ho visto il sindaco che ha seguito ogni dettaglio molto magistralmente questo evento. Quindi non può far altro che aspettare questa serata che arrivi e portare alle stelle quello che sarà il Festival dell'Aspide. E allora lasciamo chiudere questa bellissima pagina dedicata al Festival dell'Aspide proprio all'anima di questa iniziativa che è il sindaco Girolamo Auricchio. Sindaco. E io penso che non potevamo avere artista migliore per l'apertura di questa grandissima manifestazione che ha superato i confini regionali. Mi riferisco a Filomena Pisano, che sarà qui con noi per l'apertura di questa, come dicevo prima, questa grande manifestazione. Poi sento il dovere di ringraziare Antonio Nappi, la Nappi Sud, e Antonio Carucci che ci hanno sostenuto e ci aiutano in tutti i modi perché affinché questa manifestazione abbia un buon fine, sicuramente sarà un grande successo. È sicuro dunque sarà un grande successo. Io rinnovo dunque l'appuntamento e l'invito per il Festival dell'Aspide dal 6 al 9 agosto a Rocca d'Aspide. Mancano pochissimi giorni alla 40ª edizione della Sagra del Fusillo Felittese, ne parliamo con il sindaco Maurizio Caronna. E allora, grande attesa, naturalmente il Comune non fa mancare il proprio appoggio alla Proloco. Sì, siamo arrivati al 40esimo evento di questa Sagra del Fusillo e tutto il paese è in attesa di poter iniziare a inaugurare questa Sagra del Fusillo che ormai per noi di Felitta è diventata un'occasione indispensabile, unica e irripetibile. Il territorio l'attende, noi ci stiamo preparando col solito spirito di generosità e di accoglienza e di grande genuinità ad accogliere tutti i turisti che vorranno venirci a fare visita. Infatti questa è un'occasione per richiamare tantissima gente che viene per apprezzare non soltanto il Fusillo, ma anche tutto ciò che rappresenta Felitto. Sì, Felitta è diventata una tappa importante del turismo delle aree interne, abbiamo questo accoppiamento di attrazione gastronomica e ambientale, abbiamo questa grande fortuna delle gole del Calore, del fiume Calore, dell'oasi di Remolino che è diventata un'attrazione ormai regionale del sud Italia, arrivano tantissime, tantissime persone già dal mese di giugno, tutti i fine settimana e durante la settimana che vengono appunto a rinfrescarsi, a godere un po' di questo turismo rigenerativo delle gole del calore. Grazie per queste parole e per il suo intervento Maurizio Caronna, sindaco di Felitto. E adesso torniamo a parlare della Sagra e vi proponiamo l'intervista ad Angelo Villardi, presidente della Proloco. Cari amici, bentrovati all'appuntamento con la nostra informazione settimanale. Oggi siamo in un luogo splendido della Valle del Calore, siamo a Felitto, precisamente all'oasi di Remolino. E siamo qui non soltanto per godere di questo paesaggio, ma anche per annunciare la 40ª edizione della Sagra del Fusillo Felittese, che è in programma dal 13 al 23 agosto prossimo. L'iniziativa, naturalmente, come sempre, della Proloco, realizzata con il supporto del Comune e della BCC di Acquara. Accanto a me il presidente della Proloco Angelo Vilardi. Allora, tutto pronto per questa 40ª edizione, un compleanno importante. Eh sì, quest'anno raggiungiamo i 40 anni, quindi è il traguardo molto ambito e molto aspettato dai nostri cittadini di Felitto. Come ogni anno abbiamo allestito su al centro del paese abbiamo allestito questa struttura per far degustare giustamente il nostro prodotto tipico che sarà il nostro Fusillo Felittese. In più sarà arricchito comunque come ogni anno dal menù, come la carne di cinghiale e prodotti tipici del posto. Che si potranno naturalmente gustare a pranzo e a cena, diciamo, perché non è un dettaglio di poco conto. Certo, hai ragione, come ogni anno la sagra è stata strutturata sia a pranzo che a cena, quindi si degusterà sempre il nostro prodotto, sia la mattina che la sera. Oltre naturalmente al Fusillo, come tu dicevi, ci sono anche altre specialità. Cosa c'è in programma? In programma, come l'anno scorso, abbiamo inserito questo piatto che è il ciauliedo, che è un misto di verdure fatto dalle nostre massaie che
abbiamo riprodotto questo piatto antico. Poi avremo un antipasto di prodotti caserecci, sempre del logo. Avremo l'arrosto di vitello, sono sempre allevati qui da noi, e poi avremo contorni vari fatti da noi. Naturalmente, come al solito, ci saranno anche altre iniziative collaterali. Certo, la sagra non è soltanto gastronomia, ma abbiamo un ampio pacchetto esterno alla sagra, quindi avremo dei convegni inerenti sulla sagra e sulla manifestazione, avremo una mostra su al castello, avremo artisti di strada che tutte le sere letteranno le nostre serate. È bello, lo dicevamo anche in altre occasioni, Angelo, il coinvolgimento di tanti giovani che lavorano magari per guadagnare un soldino, ma soprattutto per stare insieme e per contribuire al successo di questa iniziativa. Sì, i ragazzi di Felitto non vengono per guadagnare, è proprio perché è un evento particolare, quindi tutto Felitto, tutti i ragazzi, vecchietti, piccoli, partecipano tutti a questo grande evento. E poi anche l'occasione per valorizzare questo straordinario patrimonio che è tutto Felitto, dal centro storico alle gole. Sì, noi come durante l'anno proponiamo sempre questo nostro piatto che è il fusillo, stiamo cercando di avere un pacchetto con un'aderizione al slow food per cercare di avere una super certificazione del nostro prodotto qui a Felitto.